Marco Pavante, l'ultimo grande acquisto di questa L'Aquila Calcio, quali sono le prime impressioni e le motivazioni di un giocatore con il curriculum di Pavante? Le impressioni sono positive, è normale, poi le motivazioni perché sono venuto all'Aquila perché l'Aquila è stata l'unica squadra che mi ha voluto fortemente, sono stato colpito dal progetto della società. Le sensazioni che un giocatore abruzzese, tu sei, ricordiamo, i nostri ascoltatori, sei di Atri, quali sono le impressioni di un giocatore abruzzese, le sensazioni per venire a giocare per la squadra capoluogo di regione? È normale che le sensazioni sono positive, c'è tanta voglia di fare bene, di dimostrare il mio valore, poi è normale, io sono abruzzese, a giocare nel capoluogo della mia regione sembra un orgoglio. Senti, parliamo di questa trattativa. Veniva da lontano, sei stato corteggiato da praticamente inizio mercato, se possiamo dire così. Ultimamente, confermaci se è vero, c'era da respingere solo l'ultimo sondaggio, l'ultimo tentativo di una compagine di Serie B. È vero o no? No, non è vero. Io è normale che l'anno scorso ho fatto la Serie B e 2 anni fa ho vinto il campionato C1. Se ti dico che non avevo qualche dubbio, no, non è vero. Però, come ho detto prima, sono stato convinto molto dal progetto della società, perché adesso trovare società serie come questa qua che c'è all'Aquila è difficile trovarle. Poi, sinceramente, ho avuto anche tanta voglia di mettermi anche a disposizione di questa società, perché sinceramente mi ha dato tanto in questo mese, mi ha fatto capire che loro mi volevano fortemente, per loro sono un giocatore importante e io devo ripagare la loro fiducia. Marco, era aprile scorso quel Nocerino Regina, tanta paura, dopodiché raccontaci un po' la vita di Marco Pavante negli ultimi 4 mesi. Diciamo che la vita non è stata molto positiva, dico, quel giorno lì mi sono preso un bello spavento, io e soprattutto la mia famiglia, però fortunatamente è andato tutto bene. Non dico che è stata una stupidaggine, però è stata solo una crisi vagale, niente di che, niente di preoccupante. È normale che ho passato 2 mesi fermo senza allenarmi perché mi hanno dovuto fare degli accertamenti un po' più approfonditi, però adesso è tutto a posto, è 1 mese e mezzo che mi alleno, quindi senza problemi. Ecco, esattamente, mi pare il 27 luglio scorso l'idoneità fisica da parte del centro sportivo della federazione, dopodiché ti sei regolarmente allenato agli ordini di mister Auteri, a quanto sì, ne sappiamo. Sì. Proprio 1 mese che mi alleno, proprio con la squadra, ho fatto tutto il ritiro con la squadra. Ho saltato solo la prima settimana, però. Quindi potenzialmente ci confermerai pronto per scendere in campo già alla Rechi? Questo dipende dall'allenatore, almeno fatemi fare il primo allenamento. Io voglio mettere a disposizione l'allenatore, poi dici dall'allenatore se sono pronto o meno.